polveri bagnatissime, 0-0, e cambia il passo Tarik Owens. Meno male che non erano arrivati i canestri. Andiamo a rivederlo qui. Ross alza, illumina per Owens, che va chiuso per portarsi sul lato sinistro. Torna da Conti, pick and roll con Atkins. La palla proprio per Darion Atkins, che questa volta riesce a concretizzare il possesso dell'Aquila e va a realizzare il annata dopo annata. Minuti sul campo, qui il canestro di Darion Atkins. Il sovrannumero vuole andare fino in fondo, Conti in qualche modo lo ferma con l'aiuto di Crawford, poi Reyes riesce a mantenere il controllo del corpo, poi con una magia, nonostante sia pivot fatto e finito, ma la mano è morbida. Atkins sotto canestro, a proposito di mano morbida, e per Caruso sono 14 i punti realizzati. Spagnolo attacca il ferro, palleggio, arresto, tiro, il talento. Vedere intanto il canestro poc'anzi di Spagnolo, già l'anno scorso a Cremona ne abbiamo visti tanti di questi palleggi, arresto, tiro nel cuore. Johnson ben contenuto da Grajulis, poi il talento di Johnson, l'errore, si lancia Spagnolo in contropiede contro Ferrero, vuole andare fino in fondo, il fallo di Ferrero, il canestro di Matteo Spagnolo. Con Grajulis e Crawford da 4 e da 5, Forrai alza la parabola, è lì Trento a meno 2, si lotta rimbalzo, palla per Flaccadori, Drew Crawford si alza da 3 punti, la palla è fuori, rimbalzo di Atkins che va a realizzare Caruso, tiro da 3 punti di Caruso, è corto il tapin di Reyes, all'indietro non va a segno. Ross per Brown, nuovo Ross, attacca Spagnolo, vuole andare fino in fondo, veleggia Colby Ross. Vediamo se adesso Trento fa quel famoso 2-1 di cui vi ho parlato in precedenza. Spagnolo attacca fino in fondo, lo fa, e poi Varese 8 secondi, può andare a tutto campo, la difesa di Brown, quasi palla persa di Trento. Lockett, Grajulis da 3 sulla sirena, Andrej Grajulis con questo tiro che adesso rivediamo nel replay. Andrej Grajulis, situazione particolarissima, la palla quasi persa da Trento, la difesa di Varese che salta e la tripla di Grajulis da finto pivot.